Diciamo che il primo tempo è stato un po' abbastanza in equilibrio, forse i primi 20-25 minuti meglio noi, dopo loro hanno trovato, ma lo sapevamo perché questa è una squadra solida, una squadra che, come ho detto prima, è la squadra che ha perso meno in questo campionato, quindi ha delle certezze che in questo momento magari noi, poi anche con le squalifiche, con quello che insomma con cui ci siamo presentati, avevamo qualcosina in meno. Ecco. Poi... Emozioni per il momento di entrare in campo, di trovarsi di fronte al Lanciano? No, ma sensazioni, no, pensieri? Guardate, allora io tengo a precisare una cosa, no? Come ho detto prima, io a Lanciano ho dato tutto me stesso e ho ricevuto tanto. Ho salutato i ragazzi perché... mi sembrava giusto, siamo dei professionisti, io adesso sono qui e voglio far bene con il Pescara, sono andato anche giustamente sotto la curva. Ecco, cos'è successo lì? No, niente, i ragazzi ci hanno chiesto solamente di andare lì perché io onestamente, solitamente, lo sapete, finita la gara raduno tutti i ragazzi e indipendentemente dal risultato li porto sotto dai tifosi perché è giusto che noi non ci nascondiamo mai e ci assumiamo le nostre responsabilità perché questo è quello che io sono abituato a fare. Poi nel campo c'era stata un po' di tensione, io ho aspettato i ragazzi dentro del Lanciano per salutarli e quindi ho tardato un attimo e poi siamo ritornati fuori insieme e questa delegazione ci ha chiesto quello che sappiamo, cioè che dobbiamo sputare sangue.